Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Mirko Alice e bentornati sul nostro canale. Prima di iniziare il video volevamo dirvi che ci avete invaso Instagram dicendoci che piangerò in questa puntata. E ogni volta però, tra l'altro, che loro provano a dire queste cose si avverano sempre. Sì. Iniziamo subito. Sedermi accanto alla coppia che scoppia migliore che ci sia. Ascolta. La coppia che scoppia migliore che ci sia? La coppia che scoppia migliore che ci sia. Siamo solo noi. Siamo solo ed esclusivamente noi. Però te la concediamo. Il signor Venice e la Divina Angels. Ah, ok, si è sporcata perché era vicino a loro. Uno più coglione dell'altro. Uno più coglione dell'altro. Ha detto così? Eh sì, però gliel'hanno censurato. Ah, ok. Intanto adesso cominciano i guai per tutti. Iniziano i guai per tutti, bene. Ma per cosa, dai, cioè. Mangerete esclusivamente piscio di mucca. Cervello bollito. Ah, sì. Ma cosa cervello bollito, ma dai. Perché il cervello bollito? Ah, ho capito. Perché così. Così imparano qualcosa, perché sono stupidi. Assumono del cervello. Nella speranza. Ah, vedi, nella speranza che mangiandolo vi arrivi il cervello. Immediatamente nei vostri letti. Quindi loro non guarderanno la TV, ma dritti a dormire. I collegiali devono fare i conti con la prima punizione. Ah, adesso devono mangiarsi il cervello bollito. Cervella bollite. Oh, raga, guardate. Raga, guardate queste cose tipiche di appunto un cervello, ma fanno di un'impresa. Questo fa che proprio cavolo. Schifo da vedere. E il sapore è proprio ferro. Ma poi, raga, le patate veramente scondite, proprio patate tagliate. Non mi piacciono così bollite. Senza niente. Con l'olio e il sale, mi piacciono da morire. Viscido, però nemmeno troppo. Viscido, ma sa quello. Però nemmeno troppo. Quello. No, non ce la farei, raga. Vabbè, ma lui mangia la meuzza in Sicilia. Ah, beh, sì, è vero, è il fegato. Quindi voglio dire, non è che cambia molto, eh. Però se chi non lo vuole me lo potete dare, me lo mangio. Ma veramente? Ah, brava. Che grande. Vorrei sapere i valori nutrizionali. E dopo non mi va per niente, è una tortura. Strano, perché da quando sei in questo collegio ti è andato di fare tutto proprio te. E lei è una tortura per me invece. Bella lavanderina che lava i fazzoletti. Patanè come mood di vita. Sì, sì. Cioè, sempre positivo. Col Varsiglia lavano. Mia nonna lavava. Ah, non con Perlana. Penso stiano lavando abbastanza tutti a parte Elisa. Elisa è sempre quella che alla fine non fa niente. Che alla fine non fa niente. Ed entrare in classe con un nuovo spirito. Il fantasma l'ha rapito. Come mai ha pensato di scrivere questa cosa? Però raga, non capisco perché si arrabbiano per queste cavolate. Piglia il cancellino, vai a cancellarlo. Non è che devi per forza fare la ramanzina. Ha scritto una roba sulla lava. Non ha neanche bestemmiato o scritto chissà cosa. Sì, cioè, ha scritto il fantasma l'ha rapito. Si dice che ci siano delle presenze. Cosa? Un po' di horror. Un po' di goth. È vero che lei è goth. Ecco chi lasciava il bagno sporco. Abbiamo trovato. Che schifo. Quindi c'è qualcuno che veramente lasciava il bagno sporco tra di loro. Che schifo. Io credo ai fantasmi. In questo del collegio non è che si creda molto. Cioè, crede ai fantasmi, ma quello del collegio no. Ci sono comunque tranne nel collegio. Fino a quando non me lo trovo davanti. Tu dice fin quando non me lo trovo davanti. Allora gli altri come fai a credere? Li hai trovati davanti, no? È infatti vero. Mi faccia vedere. Aia, ha beccato un fogliettino Maggi. Ho deciso. No, che me ne voglio andare? Perché se ne vuole andare, scusa? Questa è nuova. Volevo mandare il bigliettino dell'Isa. Ah, volevo mandare il bigliettino dell'Isa. E non è che ogni volta che sta un po' male se ne deve andare. Brava signorina Angius. E bravo Maggi, che comunque sempre con il suo grande cuore ascolta i problemi di tutti, anche nel bel mezzo della lezione. Stare lontana da casa, magari c'è perché mi manca tutto. Continuerò a non capire veramente. Vabbè, ma lei non si è mai lamentata di niente però, Ma no, beh, quest'anno se ne vogliono andare tutti. Quest'anno se ne vogliono andare tutti perché vogliono tornare a casa. Ma allora che cacchio andate a fare al collegio? Ma non andate, ci state a casa, no? Io voglio uscire prima di fare l'esame perché magari non lo supero, oggi non l'hai superato. Ah, hai capito. E già se ne vuole andare prima perché se poi non lo supera. Tutti i vostri voti sono stati abbassati di due punti. Ma questo è una cosa assolutamente, a parte ingiusta. Metti che uno fa fatica, riesce ad arrivare a 6,5, cosa c'ha? 4,5, ma sì, dai, ma che senso ha? Quando ho i momenti un po' così, viene da me, me lo dice. Brava. Ma che persona la Sorvi. Troppo brava. Fino a quando un giorno lei non avrà più
bisogno. Tutti dovrebbero avere una sorvegliante nella propria vita, vero? Devo uscirci sabato sera con la un Maggi e una Sorvi. Sì. Tutti voi volete evocare lo spirito di Maria? Vai. Sì. Ma serio? Maria. Andi. Yes. Ha risposto sì. Raga, ma, io, ma voi a queste cose veramente ci credete? Scrivetelo nei commenti, perché a me onestamente fa un po' ridere. Maria. Cosa? Come ha fatto a spegnersi la luce però? Maria è tra noi. Avranno staccato la corrente. I ragazzi decidono di dormire tutti insieme in corridoio. Ecco, ecco, giusto perché il preside già non li aveva cazziati. Vabbè, no? Ma adesso non succederà niente, dormono insieme per la paura, no. Dai. Un po' troppo dolce questo... Avrà fatto tenerezza. Una vecchia palestra. Ho pensato di affidarla alle vostre mani. Sfruttamento minorile. Fra ragù. A posto. Scusa, ma non possono mangiare? Ah, penso che siccome un regalo potranno mangiare. Sì, ma dai. No, ragazzi, questa è la vita, ve lo giuro. Oddio, vedo del pistacchio. Patanè, fammi sapere se è pistacchio. Mi sono stati così tirchi, basta. Saranno del nord. Perché fa parte di te, ti ha reso la pari sola che sei oggi. Amore, io raga lo sapevo che non vi sbagliate mai se l'avete scritto. Tra l'altro, commuoversi mentre si mangia penso che sia la cosa più bella del mondo. No, prego. Poverina, mi fa tenerezza, Zelda. Bellissima questa parte. Sì. Ovviamente per motivi che voi sapete non possiamo metterla tutta, però è figa. Cioè, se non l'avete vista, recuperatela. È proprio bella. E sono contenta che comunque mi siano stati vicini. Sì, beh, non tutti, tipo lui gli frega un cazzo. Ma sta la ricreazione. Rosica, com'è suo papà? Me lo descrivi. Non piango. No. No, non piango io. Stai tranquillo. Alto. Ma no. Alto. Sfrontato. Sfrontato forse vuol dire... No, aspetta, raga. Stempiato voleva stempiato dire. Voleva dire. Come... Oppure pelato, sfrontato. Comunque... la superficialità di Rosica, cioè come suo padre non intendeva fisicamente. Ma lo sa, Mirko. No, secondo me no. No, Mirko l'ha capito. Sì. Ci sarà una gara di rigori. Ah. Bello, bellissimo. Professori. Ah, verso saloon. Contro studenti. Però sono contenti. Ma loro sono contenti, ma non so se si ricordano che Maggi era fortissimo. Sì. Ti ricordi che era forte, vero, Maggi? Era forte, forte, vero. Cosolina, avete sapere già perso. Avete già perso. Ci sta la spavalderia, però. Veramente, raga, se perdete, però nascondetevi. Per voi studenti c'è una complicazione in più. Se stanno a chitta la gara. Uno dei rigoristi dovrà imparare a memoria la poesia Gol. Ah, che bello! Che grande! Raga, ma questo è geniale. Vabbè, hai visto 30. Stavolta studio. Stavolta studio, penso per giocare. Geniale, raga, geniale. Geniale. Cosa. Se non ricorre con Zilli in porta, pagherei oro. Arriverà un odorino tra poco perché da me è già arrivato. Ma no, raga, ma Kira non ha proprio senso. Ma dal culo c'ha veramente un... Ma che schifo. Ma guarda, una delle... Ma è terribile. Mamma mia, devo aprire tutto. Ma guarda che incredibile, da laggiù non si riesce a stare. Non te lo dai il pecorino a te? No, il pecorino mica è della Sardegna. Il pecorino mica è della... No, c'è il pecorino romano e il pecorino sardo. Ah, io mi ricordo che c'è il pecorino sardo. Sì, però diciamo che lei che dice più di così... pecore là, non fanno il pecorino. No, non mi dico da me. Urco cane! Mi fa troppo ridere. No, non pizzica tanto, urco cane! Esagerate. No, buonissimo. No, non sono esagerate. Se non sei abituata ti distrugge. A me piace. Ma io lo mangio senza niente. Ma perché sei abituata? A te piace. Mi aspettavo di più. Gli altri compagni. Zelda, tu sei brava e buona. Lo sai che non puoi scherzare su queste cose, vero? La crema al pistacchio. Mamma mia, fratello. Buono. Mamma mia. Ragazzi, ma di cosa parliamo? Non lo so se hai visto che ha chiuso subito il barattolo. Ci ha avuto paura. Che finisse. Mamma mia, fratello. Ragazzi. Chiudiamolo. Ha paura, che finisca. Andate al posto. Non l'ha detto. Basta, raga. Il mio collegio finisce qua. Pronti? Buongiorno, discendi. Non ci credo, l'ha detto. Ah, mi sento meglio. Signorina Angius. Vai. Lei stava bivaccando. Raga, c'è un bel rapporto tra di loro. Si vogliono bene, dai. Sì. Venga qui davanti, per cortesia. Porca puttana. Ha detto una parolaccia. Adesso le metto una nota. Cosa ha detto, mi scusi? Guazza, buba. No, ma mi girano le palle. Niente, raga, non c'è. Non ho tempo. Non c'è bisogno di
non ho tempo. Non c'è bisogno di rispondere così, lo dice lei al prof, capito? Dopo che ha appena bivaccato con delle parolacce poco gradite. Si sieda. Quanto non vorrei che la buttassero fuori, mamma mia. Non lo ripeterò. Guarda Damiano come Madonna. La guarda, dire, ma sei proprio, guarda. Ma io per un cuore sono stato cacciato dalla classe e lei sta a far panico e non... Standing ovation per Damiano. Quindi Marlena torna a casa. Sta prendendo a parolacce il prof. Gli sta ridendo in faccia. Lo prende per il culo. Vuole che la signorina Angius esca da codesta classe? No, questo. No, questo ha dell'incredibile. Questo ha dell'incredibile. Perché io non l'avrei mai detto una cosa così al prof. Tu non avresti mai detto una cosa così al prof, però tu ti devi mettere nei suoi panni. Cioè, lui per una stronzata è stato buttato fuori dalla classe. Tu stai insultando il prof, stai dicendo le parolacce, non mi rompa le palle. Che gli urli in faccia, gli ridi in faccia, non ti fanno nulla. È ovvio che gli girano le palle a lui, no? Lei può uscire da questa classe. Avevi solo a comportarti bene. Adesso mi dà fastidio che fanno passare Damiano per l'infame, quando ha palesemente detto la verità. Sì. L'altra volta con me è stato molto peggiore come provvedimento. Sì, niente, ce l'ho ancora. Adesso vedrai che se la prendono con lui, eh. Padre, posso uscire dalla classe? No, lei resta. Però non manda al banco. No, non capisco l'accanimento contro Severoni, no, perché stavolta ha ragione, punto. No, ha pienamente ragione. Punto. No, esco dalla classe. No. Lei si siede. Non ho mai appoggiato comportamenti del genere, raga, però stavolta basta. Ha ragione, perché l'avrei fatto anche io stavolta. Sì. C'è un accanimento contro di lui ingiustificato, lo stanno pure facendo passare per infame quando non lo è. Damiano ed Elisa si ritrovano faccia a faccia. Vediamo se adesso Elisa gli dà dell'infame. Io visto che sono da soli e non c'è più il gruppo. Appunto. Non ti può succedere niente, non devi essere preso nessun provvedimento. Ha ragione lui. Infatti. Io mi aspettavo delle scuse da... Ma quali scuse? Lui è convinto di avere ragione. No, è che lui ha ragione. Lui ha ragione. Sei tu che non sei empatica e non riesci a capire perché lui sta avvelenato, come dice lui. Il professor Zilli non può ignorare quello che è successo alle zinche. Allora, ho saputo che voi avete disturbato. Ok, mettiamola così, dai. No, non è giusto, però vabbè. Se io sono assolto dal compito di fare il pacco, non c'è motivo per il quale io debba rimanere in classe. Ah, non è giusto, devi rimanere in classe a prescindere, perché è il tuo dovere, non è un diritto. Cioè, il dovere dello studente è rimanere in classe. Certo. Però capisco al 100% anche le tue motivazioni. Anche tu secondo me avresti fatto così. Sì. Io sono contro queste cose, ma in questo caso a me dà troppo fastidio le differenze di trattamento che si hanno in base a due alunni diversi. Queste sono le nostre regole. Le piacciono o non le piacciono? No, non dire no, perché sennò non le piaccio. Va fuori. Signorina Angius, io ho bisogno a fare dei pacchi. Lei la passa sempre liscia. Sì. Va con la sua collega a fare i pacchi. Oppure va a casa. Va a casa a sto punto. Mi sa che se ne va a casa. Voglio andare a casa. Immaginavo. Pensa che avrebbe avuto mille modi per essere sbattuto fuori. E sta andando via nel modo più stupido di tutti. Esca pure, vada. Arrivederci. Si aspettava tipo, ma perché dice così? E invece il presidente. Vai fuori dai coglioni. Oh, no. Non ci credo. C'è rimasta malissimo cosa Priscilla Corbonero. Sì. Ma che davvero fa? Si salta l'ultima settimana, la cosa più bella. Che dici? Non dici niente? Mi spiace. Dispiace anche a me. Superi l'esame e esci con un buon voto, ok? Ma non ha senso questa cosa, zero senso. Dai, non mi pare questo. Patanè, non ci credo. Raga, con Patanè piange anche Alice. Ti darei tanti di quei pugni in faccia, porca puttana. Mannaggia. La mia camicia sta sul mio letto, se ti può servire. Ma guarda te, raga, ma questa qua non ci voleva. E siamo solo a metà puntata. Forza! Bella. Ma c'è una cosa divertente in questa puntata o dobbiamo solo piangere? Io che prima o poi seguirò tutte le regole. Appena fai 18 anni le segui le regole, non ti preoccupare. Perché altrimenti non esci dal collegio, vai in carcere. Per favore, posso avere la camicia? La camicia di coso? Minchia, questa... Però avevate ragione, eh? Avevate ragione. Oh, mi fa proprio star male sta puntata. Ma che cogliona che sono. Signora Vitez. Sì, ha dato la camicia. Vamo. Chi sono? Ma mia nonna.
Vedi che sono arrivati i nonni. Beati per quelli che hanno i nonni. Ho trovato più molto più alto. No, no, no. Niente, ogni cosa è coro da stadio, raga. Ti facciamo un applauso a sta ragazzina. Io avevo detto che, cioè, dopo i pianti che c'erano stati all'inizio della puntata, sarebbe dovuta arrivare una parte divertente, e invece no. Vi invito ad un pranzo molto speciale. Se me lo dicevano, io avrei preparato qualcosa. Ecco, classico. Certo, arrivano i nonni, fanno le lasagne, no? Ma pare che c'è troppo olio. Ah, pare che c'è troppo olio. Vedi, le donne non c'è niente da fare, le cucinano bene le cose. Non so poi per la distanza, eccetera. Ma Renny sei un grande. Ma tu proprio... Ma tu ti rendi conto che va da tutti quelli che piangono? Sensibile. Sono professore di italiano e latino. Secondo me esce un capolavoro di lezione con Maggi, eh? Ho perfettamente capito tutto. Vabbè, ogni parola. Ma sottotitoli. Ma così la fa sentire in colpa, però. Vabbè. Si impari da qui. Il rispetto di vivere insieme agli altri. Sta puntata, raga. Penso che Harry non abbia bisogno di impararlo, perché l'ha già imparata questa cosa. Paura per Harry che possa soffrire. Qui in sta parte, raga, non c'è nulla da dire. A volte i nonni rappresentano l'unica certezza. Non si può reactare niente, perché bisogna solo stare zitti e guardare. Top nonna è la nonna di Harry, comunque. Il portiere paura non ne ha. Uno scontro epico tra alunni e professori. Eccoli, adesso sì che si fa sul serio. Oh mio Dio, discenti, vi stiamo aspettando. Difesa ultima vana. Torno a studiarci. Oh, stai scherzando, poi devono tirare il rigore. Posatelli in porta. Vai, Posatelli. Sorzilli sul dischetto. Ah, inizia il discente. Primo rigore, attenzione ragazzi, primo rigore da parte del discente. È mancino il discente. E tira di sinistro, guarda. Ah no, ma come cazzo si è messa? Ma si è messo così, dovrebbe tirare col sinistro e tira col destro. Vabbè, parata. Discente, diciamo che non è molto bravo con bravo in altre cose. In altre cose. Io sono bravo nelle discipline tecnico-pratiche, un po' meno nel calcio. L'abbiamo che notato. Carino, però. Che bravo, discentino. La. No. Che carini. Fair play, bravo. Fair play, bravo Purti. Vai. Questo era un gollone. 1-0 per i prof, mi sa che perde. Di Franco concentrato. Ma raga, ma che cazzo è Buffon? Ma una sorvegliante che ti fa per i ragazzi. Vamos, 3-2. Parla. Ha sbagliato Maggi. Fair play di Maggi, che l'ha fatta apposta. La sorvegliante. Ma che grande raga, questo cuore per la sorvegliante, che brava. Io mi sono resa conto che ho solo pianto sta puntata, mi però. Raga, io ve lo giuro. Stupida, mi sento ridicola. Voi pensate che questo sia content, no? Ma lei non. Lei è così nella vita. Cioè, lei tipo va al supermercato, vede una cosa romantica e piange. Vede una cosa tipo una bambina con sua nonna e piange. È così proprio nella vita, non è qua solo su YouTube. Perché, cioè, mi fa la cosa che mi fa emozionare qua è diverso, cioè è una stupidaggine. È l'affetto che c'è. Sì, perché vedo la sorvegliante che ti fa per i ragazzi. Maggi che mi sembra che abbia, anche io ho pensato che abbia sbagliato apposta per far vincere i ragazzi. Il discente che rincuora gli altri. No. No, come non ho visto, non ho guarda, visto. Guarda che stava suggerendo il sorvegliante, guarda. il suggerimento è stato troppo palese. No, non è l'unico ad avere problemi con la memoria. No, se no. Sbaglia lui, no, raga. Lui è arrivato al collegio solo per questo. Vogliamo il gol. Attenzione, pareggio. Questo rigore è decisivo. Non gli metta pressione. Non gli metta pressione. Ah, è fuori.
forte, però se portiere è forte, raga. È bravo, il prof di mate sì. La partita peggio di questa non ho mai vista, ti giuro. Non hai visto la Juve quest'anno, bella mia? Dov'è non la sua fuori. Giacca? Non l'ho uscita fuori. Hanno rubato la giacca a Rennis. Ma quando? Ma allora sono sti fantasmi, raga. Ah. Ma ha rotto in capo. Soprattutto Elisa, fratello. Perché no. Sono insieme a Elisa è colpa mia. Non ha senso, perché sono insieme a Elisa è colpa mia. Mi ha rotto il ca Elisa. No, ok, ma in generale rompe sempre le palle. Ah, finalmente qualcuno che lo dice. No, non è l'unico, cioè, ah, ok. Chi è che l'ha detto? Anche Zelda? No, non lo so. Ah, sì, Zelda. Ah. Perché c'è qualcuno che si lamenta la maggior parte delle volte, lei è buona. Sì, però poverino, Rennis, cioè, cazzo sì. Ne frega. Stavo per bestemmiare, mi stava facendo malissimo il cazzo di occhio di merda. Mamma mia, però che cafone. Proprio è una principessa. Sì, delicatissima. Vabbè, Eli, se non ti mettevi il mascara non c'era sto problema. Stavo dicendo che mi stava andando a fuoco un occhio. Se non ti fossi messo il mascara non sarebbe successo. In realtà non l'ha detto così grammaticalmente corretto, però l'ha detto. Te l'ha chiesto, non te l'ho chiesto, ti stai zitto. Ok, ti stai zitto è un po' meno grammaticale. No, lui è stato educato comunque, ha detto in modo educato lui. Oh, fra, io l'ultima volta l'ho messo in sala ricreativa. Ma sta ancora cercando la giacca questo. Mi fa troppo ridere sta cosa, lui sta ancora pensando dove sta la giacca. È vero. Sì, tenga la giacca. Sto morendo, non ce la faccio. Eccola, perché ancora non aveva vittime sul caldo, sulla puzza. Il pensiero di dovermi mettere la giacca con 60 gradi mi dà fastidio. E gli altri invece sono stronzi che se la mettono. Quindi loro tengono la giacca con questo caldo. Minchia, sì. Buongiorno, signor Presidente, benvenuto. Lo metto. Sento un certo clima. Certo che sento che Elisa se ne andrà. Dice? Oh. No, vabbè. Oh. Fa comodo, mi giri le spalle, non si preoccupi. Certo, sbuffa pure davanti al preside, grande, grandissima. Signor Rennis, si alza in piedi. Lui l'unico poverino non ne può niente davvero. La trova, cioè. Dov'è la sua giacca? Mi chiedo pure io. L'ha persa in sala creativa, quindi. Sì, aveva mal di testa, si è torto a giacca e mo non la trova più. Quando mi sono risvegliato mi è sparito, cioè non l'ho più trovato. È il segno distintivo, la sì, ho capito, però se l'ha persa, cioè gliel'hanno rubata. Adesso lei prende, si mette a cercare la sua giacca. Ma poverino. Se invece lei non trovasse la giacca. Può. No, infatti, aspetta, può? Cosa? Può venire in sala professori direttamente in borghese. Ma dai, ma scusa. Ma dai, ma raga, ma non ha senso. Ma scusa, ma io rubo la giacca a lei e lei è espulsa. Ma non ha fatto niente. Ma che significa? Si fa dare dai sorveglianti i suoi abiti e li viene a salutare. Ma no, non ha senso questa ma cosa. Sì, perché siamo alla fine della puntata, devono lasciarci quella suspense. Si prenda la giacca e la indossi immediatamente. Per la gioia di tutti quanti i suoi compagni. Ma per la gioia di tutti. No, tranne di Rennis. Lasciala fare, tanto fa così da come arriva. Ha ragione Mattia. Tu stai zitto perché non ti ho interpellato. Tu stai zitto perché non ti ho interpellato. Non devi darmi il permesso di parola, di sicuro. Ah beh, questo è poco giusto. Ma sicuro, esatto. Oh, non ci credo, ecco qua. L'ha trovata, grande. Oh, io penso che qualcuno si sia sbagliato, l'abbia presa, l'ha appoggiata lì e è caduta. Provate con me, provateci. Con chi? Con chi si devono incazzare? Con lei. Ora, che cosa succede alla... Secondo me Elisa meriterebbe di uscire. Poi teoricamente. Elisa no. Gesù. La butta da merda. No, è una mancanza di rispetto. Guardate al prof. Vediamo. No, la raccolga, la prenda in mano e sparisca dalla mia vista. Bravo. Si sta comportando un pochettino da personaggella, eh? Sì. Avanti, signor Rennis. Sarve. Sarve. Signor Rennis. No, sarve no. Sarve, buongiorno, ho ritrovato la giacca. Sono contento che abbia trovato la giacca. La giacca è piena di padelle. È piena di padelle. Padelle, che cavolo vuol dire? Sono qui per riportarle un comportamento della signorina. Ah, proprio così in diretta glielo dice. Ha buttato con stizza la giacca per terra durante... Porcazzo. Signor Rennis, lei può tornare a lezione. No, io mi sono scampato. Elisa. Elisa, mi senti che... saluta. Gettare la giacca per terra è come calpestare il collegio. Appunto, è una mancanza di rispetto. Beh, sì, certo. Si tolga la giacca, signorina. No, non ci credo, ma sei serio? Ma per forza, mi dai, non ti puoi comportare così. Lei è espulsa dal collegio, ora lo dice. Magari lo dicono. No, non lo dice perché è finita la puntata. Lo dico nella prossima, ma è espulsa. Basta, non vediamo più. È espulsa.
io lo sapevo che gli infamozzi facevano finire la puntata così. Vabbè, per forza. Scrivete nei commenti se secondo voi verrà espulsa oppure no. Io vi leggerò tutti quanti, vediamo chi indovina. Io dico di no, Alice dice di sì. No, secondo me sì invece. Bene, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, lasciateci un commento e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video e alla prossima reaction del collegio. Ciao ragazzuoli belli. Lascia un commento, metti mi piace, cosa ti costa dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto lascia un commento e iscriviti al canale. La giornata è la coppia che scoppia, sono come noi, la vita di coppia vissuta dai eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione, Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.